Amici di Nati Percorrere, eccoci di nuovo qui per questa ennesima trasmissione di Atleticat Nati Percorrere. Naturalmente, come al solito, noi siamo in situazione di emergenza. Io qui da solo negli studi, però abbiamo collegati con noi degli amici che ci terranno compagnia durante la serata. Stiamo praticamente avvicinandoci a un miglioramento, come dicevo, abbiamo raggiunto il culmine, stiamo migliorando in generale, speriamo che tutto andrà bene. Fra qualche settimana potremo vederci qui, magari con le dovute cautele, però ci possiamo vedere qui in studio. Prima intanto vi presento gli ospiti da casa e sono Dario Mattacchioni, Centro Fisioterapia Roma. Buonasera Dario. Buonasera a tutti. Abbiamo con noi anche Roberto De Benedittis, organizzatore dell'Appia Run e di tante altre cose. Buonasera Roberto, benvenuto. Ciao, buonasera Samuele, buonasera a tutti i telespettatori. Naturalmente Chiara Fierimonte, ciao Chiara. Samuele, ciao Roberto, Dario. Buonasera Saluto Chiara. gli amici da casa. Allora Chiara, come stanno andando le cose? Intanto questa nostra iniziativa di ricevere domande dai nostri amici in diretta, la volta scorsa è andata molto bene, adesso Esatto, invitiamo già chi volesse a a fare qualche domanda, commentare. naturalmente le domande inerenti ai nostri ospiti che abbiamo questa sera. Allora Chiara, dici un po' la tua settimana, ormai è un'abitudine per noi Allora, raccontare. vi racconto quello che facciamo qui a casa. Noi la mattina ci svegliamo e insieme ai bambini facciamo un risveglio muscolare. Quindi è diventato questo un momento per fare dell'attività fisica insieme. E poi vi devo raccontare questa cosa. Alla fine dell'attività fisica ci facciamo tutti un applauso perché ci incoraggiamo ad affrontare, insomma, la nuova giornata. E poi che dirvi? Sto scrivendo anche un nuovo libro in cui parlerò di un'eroina della corsa. Quindi poi Autobiografico, vi dirò Chiara. Autobiografico. qualcosa. Magari, no, no, parlo di una campionessa che si è cimentata a Pechino nelle Olimpiadi del 2008, però non posso dirvi Bene, altro. ci mancherebbe, no, aspettiamo. Quindi diciamo che questa quarantena porta bene perché più è lunga, più tu avrai tempo e questo libro quanto prima lo possiamo Certo, leggere. Allora Dario, tu ve invece lo porterò a studio. com'hai passato la tua settimana? Allora, la mia settimana, anche io la mattina, esercizi, stretching, potenziamento, dopodiché facciamo una colazione tutti insieme e niente, ci dedichiamo alle faccende tossiche, leggiamo, suoniamo un po' la chitarra. Questa è la giornata classica a casa Mattaccioni. Bene, allora andiamo Roberto. Naturalmente tu magari non sarai interessato tanto a fare dei movimenti fisici, però hai tante cose, tante problematiche. Una delle prime problematiche è quella dell'allungamento dell'Appia Run. Noi purtroppo in queste serate, in queste trasmissioni, stiamo annunciando gli annullamenti delle gare ogni sera. Ne annunciamo uno, questa sera, ecco, ahimè, annunciamo l'annullamento dell'Appia Run. Roberto, come passi Ecco, tu? io non parlerei di annullamento, ma semplicemente di sospensione. Poi speriamo ovviamente di poterla fare quanto prima. Bene, beh, questo è importante perché noi abbiamo avuto modo di avere degli organizzatori che ci hanno detto che l'avrebbero annullata per quest'anno. Invece nel caso dell'Appia Run, questo ci fa molto piacere perché insomma per noi è una speranza importante quella di reindirizzarla a un'altra data possibilmente. Vabbè, ovviamente non dipenderà da noi, dipenderà dalle condizioni, diciamo, dall'andamento dell'epidemia, però insomma, noi siamo pronti per poterla organizzare anche nel 2020. Bene, naturalmente poi tu ci dirai delle altre situazioni che sono venute a creare con questa pandemia, ne parleremo dopo. Beh, naturalmente io direi di rivederci, lo stiamo facendo un po', l'abbiamo fatto con la Roma Ostia, con la Maratona di Roma,
con altre gare. Ci rivediamo, ahimè, le immagini dell'Appia Run dello scorso anno.
Eccoci, siamo rientrati in studio. Beh, che dire, delle immagini bellissime. Roberto, naturalmente questa gara era ambitissima dai runner, ma adesso quest'anno che c'è stata questa emergenza, penso sia ancora più ambita e non si vede l'ora di ripercorrere appunto su questi tracciati molto molto particolari. Ovviamente stiamo aspettando tutti di capire come si svilupperà questa epidemia, quindi dobbiamo solo capire quando in qualche modo ci permetteranno di continuare a fare queste gare di massa. Bene, naturalmente noi abbiamo già delle domande. Chiara, se ci sei, così ci fai delle domande per i nostri ospiti. Esatto, per Roberto mi chiedo da casa. Secondo te, Roberto, da settembre si potrà pensare ad una ripresa di queste gare? Noi lo speriamo, Beh, speriamo anche noi, prima. Però Roberto, se ci rispondi, ti il mandiamo problema subito vero. a fare la conferenza stampa domani alle 6, perché se ci rispondi, domani la facciamo No, fare a te la il problema conferenza vero stampa. oggettivamente è che per molto tempo bisognerà in qualche modo osservare questo distanziamento sociale. E quindi bisogna capire se le manifestazioni di questo tipo saranno limitate e in che modo saranno limitate. Bene, Sarà allora. ipotizzabile anche uno scaglionamento? Sì, stiamo già studiando una serie di soluzioni, però effettivamente è complicato. Diciamo che speriamo che l'estate faccia il suo corso e magari uccida il virus nei mesi di maggio, giugno, luglio. Speriamo. Bene, allora, io direi intanto adesso di andare da Dario, perché poi Chiara ci diceva che già ha delle domande da Chiara, però gliele facciamo, cerchiamo di intanto vedere l'argomento che questa sera Dario ci ha preparato. Allora, Dario, di che cosa parleremo questa sera? Allora, stasera parleremo delle lesioni del ginocchio, soprattutto del sovraccarico a livello articolare. Perché in questo periodo qua magari uno si è fatto prendere troppo dalla mano, quindi sono stati svolti anche 2 allenamenti al giorno e quindi magari questo può creare un sovraccarico alle articolazioni. Quindi parleremo bene delle varie patologie, delle lesioni e di come trattarle, sia noi a livello fisioterapico osteopatico, ma soprattutto come il paziente può prevenirle con un fai da te a casa. Bene, allora Chiara, se Vedendo le tu... immagini, Samu, vedendo tanta gente in libertà e in movimento, devo dire che sembrano passati 10 anni Ci stiamo facendo un dall'ultima pochino gara. del male rivedendo queste ogni sera le immagini Devo dire che dell'anno poi, passato, però d'altronde... no, è giustissimo anche perché secondo me questa è una gara che per noi, soprattutto romani, è un vanto, perché rappresenta la parte storica di Roma e c'ha un significato importante, si corre su 5 terreni diversi. E poi questa, per quanto mi riguarda, rappresenta sempre l'inizio della primavera, sempre della stagione estiva, che sono finite le gare lunghe, quindi si inizia magari più scioltezza la corsa estiva, ecco. Quindi ho sempre vista così l'Appia Run. Bene, allora io direi, Chiara, se tu hai una domanda per Dario, la facciamo e poi Sì, la introduciamo l'argomento della serata. domanda che ci arriva da casa è: per chi soffre di pubalgia, può essere trattata con l'osteopatia e come affrontarla in questo momento? Allora, sicuramente sì, per dare sollievo a un sovraccarico, diciamo che i trattamenti osteopatici sono quelli più indicati perché ci permettono di raggiungere una risoluzione del problema nel minor tempo possibile. Quello che possiamo fare da casa adesso, avendo questa infiammazione degli adduttori, chiaramente gli adduttori non vanno trattati perché se noi andiamo a allungare qualcosa che fa male, aumentiamo di più l'infiammazione. Dobbiamo trattare gli antagonisti, quindi in questo caso il grande e il medio gluteo. Quindi dobbiamo effettuare un allungamento del medio e del grande gluteo e soprattutto generalmente la pubalgia è causa anche di uno squilibrio e il più delle volte è una mancanza di tonicità sia a livello del bicipite femorale che dei glutei. Quindi
Quindi andare a lavorare nello specifico su questi stretti muscolari, anche da casa, per alleviare. Bene, allora io Va direi di bene. vederci subito il nostro servizio, poi rientriamo in studio e lo commentiamo insieme a Dario. Ciao a tutti, l'argomento che andremo a trattare oggi è l'instabilità del ginocchio dovuto a problemi meniscali. Lo sport, come la corsa, è uno sport che richiede una grande sollecitazione a livello delle articolazioni e quindi se non abbiamo una buona muscolatura ben sviluppata, le nostre articolazioni, soprattutto i nostri cuscinetti che sono i menischi, possono andare in sofferenza. Allora, la prima cosa Tu che c'è andremo il a telefono vedere in un ginocchio dei è costi. soprattutto la mobilità della rotula per capire quanto il ginocchio è più o meno stabile o instabile. Una volta che abbiamo fatto questo tipo di test, andiamo a vedere invece la propria stabilità all'interno, quindi capsulo legamentosa, quindi a livello del ballottamento, sia meniscale che rotuleo. Dopodiché andremo a fare dei test a livello del menisco per vedere la sua sensibilità sia sulla parte del menisco esterno e sia a livello del menisco interno. A questo punto cercheremo di individuare il problema facendo una buona diagnosi, chiedendo al paziente il tipo di problema e andiamo a fare un lavoro più specifico. Generalmente la cosa importante è capire il tono muscolare del nostro paziente se dobbiamo effettuare un lavoro più di rinforzo o magari un lavoro più strumentale per cercare in qualche modo di andare a togliere l'infiammazione. Generalmente un tipo di trattamento che viene fatto è quello di ridare un pochino di mobilità all'articolazione, quindi un sollievo per cercare di sbloccare sia le strutture capsulari che legamentose. Andiamo a sentire il grado di articolarità aumentandola e dopo andiamo a fare un lavoro strumentale. Uno strumento che andremo a utilizzare per cercare di togliere l'infiammazione a livello del nostro menisco e del nostro ginocchio è la 6H alta potenza, che ha la capacità di dare un sollievo immediato ed andare in profondità per togliere l'infiammazione sia a livello dei menischi che all'articolazione di tutto il ginocchio. Un altro macchinario che andremo a utilizzare nei problemi del menisco è la decarterapia, che consiste nell'andare a togliere l'infiammazione a livello dell'articolazione e quindi a portare ossigeno e a ridurre i tempi di recupero. Adesso andiamo a vedere un esercizio che serve a migliorare l'instabilità del ginocchio e quindi per andare a prevenire lesioni muscolari. Consiste nel metterci un pesetto, generalmente di 1 kg, massimo 2 kg, ed effettuare una estensione d'anca, cercando di non superare mai il ginocchio controlaterale che è flesso. Questo esercizio serve a rinforzare bene il vasto mediale e il retto femorale, che sono i muscoli che danno stabilità al nostro ginocchio. Generalmente viene effettuato 20 volte per 4 ripetute. Questo esercizio chiaramente deve essere effettuato 2-3 volte a settimana. Un altro esercizio che andremo a fare per cercare di rinforzare meglio il vasto mediale e i muscoli del quadricipite, quindi in questo caso il retto femorale, con la variante che abbiamo visto precedentemente, è la flessa estensione del ginocchio. Quindi il nostro paziente è seduto. Effettuiamo una flessa estensione mettendo un pesetto da 1 o 2 kg a livello della caviglia. Il movimento deve essere molto lento e fluido in modo tale da lavorare su tutte le fibre muscolari. Anche in questo caso faremo 20 volte la ripetizione dell'esercizio per 4 serie. Eccoci, siamo rientrati in studio, abbiamo visto questo servizio molto molto bello. Dario, io intanto vorrei completare, farti una domanda, poi naturalmente Chiara già ci sta dicendo che ha altre domande da fare sia a te che a Roberto, ma il menisco di solito è più facile, cioè il problema del menisco è più traumatico oppure da un'infiammazione? Allora, nel nostro sport, che è uno sport di endurance, di resistenza, è più da usura rispetto magari, ad esempio, a un calciatore che è più da trauma. Magari il ginocchio rimane fermo e c'è il rischio che il menisco può rompersi. Per
Nel nostro sport è più da usura, perché più andiamo avanti con l'età e più la cartilagine tende a non essere più lubrificata, a degenerarsi e quindi il menisco non ha più quella funzione da cuscinetto. Ecco perché è importantissimo associare oltre alla corsa anche un lavoro di rinforzo muscolare, perché chiaramente con il nostro sport che facciamo? Noi andiamo a mangiare il muscolo. Nella corsa, se noi ci facciamo caso, i podisti non hanno un fisico muscoloso, ma sono tutti longilinei generalmente, quindi la muscolatura è ben definita ma è piccola, proprio perché correndo tanto andiamo a mangiare proprio la struttura muscolare. Quindi è importante una barra due volte a settimana, una mezz'oretta, fare un lavoro di rinforzo muscolare importante soprattutto per il ginocchio, perché il ginocchio è sempre diciamo un punto di lesione per tutti i podisti, perché avvengono tutti i movimenti. Bene, allora Chiara, se tu hai delle domande per Dario, così Sì, cominciamo a da rispondere. caso ci chiedo una domanda. L'arco plantare cavo incide sull'infiammazione del tendine d'Achille? Sì, incide perché comunque l'appoggio del piede è importantissimo. Perché da lì possiamo creare dei scompensi che poi si vanno a trasferire soprattutto a livello del tendine d'Achille, che è una delle lesioni principali, l'infiammazione, la tendinite d'Achille, proprio per vari motivi, ma anche per problemi della volta plantare. La cosa importante è scegliere sempre una scarpa adeguata, quindi non il fai da te, magari dobbiamo sempre andare da specialisti e effettuare una buona prova per capire se siamo neutri, supinatori, pronatori e soprattutto a ogni persona in base anche alla sua velocità, al suo modo di correre, c'è una scarpa adatta. Bene, Bene, grazie. allora io direi se tu hai una domanda anche per Roberto, Chiara la fai, poi Sì, è parlo io con Roberto. una domanda molto interessante. Roberto, ci dicono da casa. Vista la recessione economica, le difficoltà, l'abbassamento dei costi dei pettorali alla ripresa del tutto. È una cosa da tenere in considerazione, considerando che le difficoltà ovviamente sono per tutti, sia saranno per gli utenti, sia ovviamente anche per gli organizzatori. Voi fate conto di tutte le misure che sono state prese fino ad ora, praticamente le associazioni sportive dilettantistiche sono state escluse da tutto. Quindi non c'è nulla per quanto riguarda le posizioni governative, sia per quanto riguarda le posizioni a livello regione o comune. L'unica cosa che è stata fatta dal comune è la sospensione per chi ha progetti significativi che hanno in affitto. Quindi chiaramente le organizzazioni come la nostra non beneficiano al momento di nessuna agevolazione. Beh, Adesso so naturalmente. che stanno studiando, diciamo, anche a livello regionale alcune cose, vedremo. Beh, naturalmente bisogna aggiungere che molto sicuramente dovremmo anche applicare delle situazioni particolari per lo svolgimento delle gare, quindi magari bisognerà prendere dei provvedimenti, magari organizzare le partenze in un certo modo, quindi anche per gli organizzatori ci saranno delle spese aggiuntive, quindi bisogna cercare di trovare un po' un equilibrio tra gli organizzatori e appunto gli atleti e cercare appunto di trovare una squadra. Ma io penso che l'importante sia quello di avere l'ok e ricominciare. Poi naturalmente cercheremo in tutti i modi, gli organizzatori o gli atleti, ci metteremo d'accordo, ecco. L'importante però è trovare i presupposti per ricominciare l'attività. Allora Roberto, io volevo chiederti, visto che tu insomma rappresenti un pochino l'atletica in generale, sia quella su strada di cui stiamo parlando adesso, ma però anche l'atletica quella fatta su pista, insomma tu sei il presidente di una importantissima società di atletica, ecco, come stanno invece passando questi momenti gli atleti, i pistaroli o i ragazzi appunto che tu hai nella tua squadra? Guarda, si stanno allenando ovviamente a scartamento ridotto. È chiaro che quelli che fanno mezzo fondo hanno molto più problemi degli altri, perché dal punto di vista delle esercitazioni che
dentro casa magari si può lavorare molto sulla forza, sulla rapidità, ma poco ovviamente sul fondo. Anche se in realtà Sì. tutti i tecnici che ci sono stati fino ad ora consentono comunque di correre, almeno in alcune zone d'Italia, perché ci Roberto, sono che stati pensi solo di dei questa provvedimenti durezza? Roberto, restrittivi in alcune regioni. che pensi di questa durezza nei nostri confronti? Ci hanno chiamato untori, ci hanno un po' non trattato benissimo, ecco, i mass media, noi podisti, i veri podisti. Beh, diciamo che io ho scritto qualcosa su Facebook, no? Quindi il mio pensiero lo conosco in parecchi. Diciamo che al di là della situazione, che è una situazione gravissima, e quindi ognuno con la propria coscienza può rendersi conto di cosa può fare e cosa non può fare. E quindi il buon senso di noi ci dovrebbe guidare per evitare di essere infettate e eventualmente evitare di infettare altri. Dopodiché c'è stata una campagna assurda sui media nei quali sembrava che gli unici che avessero problemi sono quelli che correvano. Ma questo è un problema di tipo culturale, cioè la corsa viene vista come un passatempo. Corsa viene vista come qualcosa di più, la corsa viene vista come qualcosa di tra i privilegiati che possono fare attività sportiva. Invece in realtà se ci fossero molte più persone che corrono, probabilmente avremmo anche molti meno infettati da questo virus, o quantomeno sarebbero infettati, ma avendo le difese immunitarie più alte, probabilmente avrebbero conseguenze meno gravi. Non Bene, Roberto, dici che ci confortano su questo, ce ne sono molti e di queste cose. naturalmente, Roberto, tu dici parole molto sagge, molto giuste, e sicuramente si è creato una situazione spiacevole fin dall'inizio, e poi insomma è degenerato con varie situazioni. Abbiamo visto anche insomma alcune scene grottesche ultimamente, però purtroppo ormai ci siamo caricati di questa soma, come dicono, e quindi ce la portiamo avanti. Speriamo appunto di ricominciare quanto prima, e poi cercheremo di risolvere la situazione. Noi naturalmente questa sera abbiamo anche una telefonata che faremo fra un po' con un personaggio molto, molto importante, e quindi avremo anche un'altra testimonianza. Chiara, ci sei? Sì, eccoci. Allora, intanto dici un po', tu ci hai detto come passi le giornate, ma il tuo obiettivo, ecco, tu avevi degli obiettivi prima di questo fermo, quindi per le gare Sì. abbastanza lunghe. Adesso che cosa farai? Continuerai a pensare a gare lunghe, oppure ti concentrerai su gare molto più corte? Beh, allora, bisognerà capire quando riapriranno queste gare, perché A qualcosa di lungo 45. ci sarebbe ancora. A luglio, insomma, tutti sappiamo, per esempio, la 50 km del Gran Sasso, al momento rimane confermata, quindi bisogna capire quello che si potrà fare e quello che non si potrà fare. Sicuramente, come ci hanno suggerito Dario, anche Francesco Fagnani la volta scorsa, la ripresa dovrà essere graduale. Insomma, non dobbiamo rischiare poi di farci male. È ovvio che quella condizione che avevamo prima della Maratona di Roma, quando tutti ormai eravamo pronti, adesso non c'è, ahimè. Eh sì. Beh, però diciamo Quindi, che alla fine ripartiremo più o dimmi. meno tutti dallo stesso livello, ecco, dipende un po' da chi è riuscito a fare un po' di più, chi un po' di meno, quindi abbasseremo un pochino, anzi alzeremo un pochino
I tempi, ma siamo tutti nelle stesse condizioni. Alcuni sì, dicevano comunque di favorire poi le gare più brevi a questo punto. Io non so se ci sia proprio una scuola. Dario, dici qualcosa anche tu. Da quello che hai detto, Chiara, mi trovi per... Poi chiaramente dipenderà molto dal calendario che verrà fatto e il tipo di gare che e quando potremo riprendere. Posso dire una cosa per quanto mi riguarda, che tutto questo ha aumentato tantissimo la resistenza e credo i giorni che mi alzerò la mattina dicendo che non mi vado a lavorare o comunque oggi non mi vado ad allenarmi saranno un vago ricordo e questo lo trasmetteremo anche durante le gare sicuramente. Ecco, quella resistenza che, e quella voglia che ci ha dato questa quarantena. Cercheremo poi di trasferirla nei momenti di difficoltà durante una gara o durante un allenamento. Come abbiamo detto l'altra volta e come ha detto Francesco, anche saggiamente, Fagnani, non dobbiamo esagerare alla ripresa, perché chiaramente il nostro corpo non è pronto. La testa sì, perché la voglia ce n'è tanta, però il fisico va un attimo riadattato ai ritmi e soprattutto ai carichi di lavoro. Sicuramente non bisognerà iniziare con un ultra o con una maratona perché in quel caso significherebbe farci del male, magari su una gara già da 5-10 km e piano piano a salire, anche perché poi il chilometraggio deve essere aumentato poi nel corso della settimana. Abbiamo perso qualcosa a livello fisico, ma ne abbiamo guadagnato tantissimo a livello mentale, abbiamo guadagnato tanta resistenza, credo. Bene, io ho un in compensa, anzi, siamo in nettissimo ritardo, la pubblicità. Vieni ai Galactic Days e scopri Renault Clio da 115 euro al mese, con 3 anni di manutenzione, 3 anni di casco e 3 anni di assicurazione furto incendio. Eccoci, siamo rientrati in studio e andiamo avanti con la trasmissione. Intanto abbiamo l'ospite che vi avevo preannunciato al telefono è Marco Olmo. Buonasera Marco. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, intanto, innanzitutto ti ringraziamo di essere qui con noi in questa trasmissione. Noi,
stiamo andando avanti malgrado la situazione, quindi mandiamo questa trasmissione rigorosamente in diretta anche in questo periodo. Intanto volevamo chiederti come passate voi le giornate, ecco, intanto dici tu da dove ci chiami, Marco, esattamente? Io sono da Novivante, in provincia di Cuneo. Quindi sei, insomma, in un posto non con buone condizioni in questo momento? Abbastanza, no? Qualche caso c'è anche qui, purtroppo, infermieri che lavorano in ospedale, cosa che hanno avuto qualche problema, presa in corsia, immagino. Purtroppo la cosa è un po' globale. Dici un po' come passi intanto le giornate. Noi qui abbiamo detto all'inizio i nostri ospiti, poi c'è qui con noi Roberto De Benedittis, Chiara e Dario Mattacchioni, abbiamo insomma detto un pochino come passiamo le giornate. Ecco, volevamo sapere al nord come le passate. Ma io da pensionato non è che mi cambia tanto, anziché andare a correre mi faccio un po' di cyclette, faccio due passeggiatine col cane qui nei 200 metri come prevede la legge, non è che mi cambia tanto, io non ho una gran vita, a parte l'allenamento diversamente, non ho una gran vita sociale, quindi... Bene, allora, intanto noi prima parlavamo di distanze che ci saranno alla riapertura delle gare. Ecco, per un tipo di gara come quella di cui tu eri insomma, uno specialista, secondo te in questo periodo alla ripresa è possibile portare avanti una gara di ultramaratona oppure per un po' di tempo bisogna riprendere meglio gli allenamenti? Sicuramente chi va per vincere deve essere un po' preparato, ma questi comunque si preparano sul tapis roulant, su ciclette, palestra in casa, ormai tutti sono attrezzatissimi. Quindi non penso che abbiano grandi difficoltà, perché comunque quando si daranno un po' di libertà le gare non ci sono ancora. Immagino che per le gare bisogna aspettare, non so, un mese, due dal benedetto giorno che danno poi l'ok a uscire, quindi il tempo di allenarsi c'è, poi è un po' un problema per tutti, ma diciamo che l'allenamento delle gare in questo periodo passano non solo in secondo ordine, ma nell'ultima cosa che ci si può pensare, perché c'è prima di tutto la salute, l'economia che vanno a ramengo. Quindi è un fatto di sanità e politica e economia, tutto una mistura. Allora, Chiara. Noi abbiamo una domanda. Vai, Chiara. Per Marco. Ciao Marco, innanzitutto buonasera, ben trovato. E Marco, i nostri amici da casa. Chiara non la sento. Non mi sente, Marco? Samuele. No, non ti sento. Samuele, prova tu a fare questa domanda. Mi chiedono di sapere da Marco se lui ha cambiato l'alimentazione. Bene. Stando più fermo, stando più a casa. Allora, Marco, ha fatto qualche variazione? Marco, ci arriva una domanda dai nostri amici a casa e ci chiedono se tu in questo periodo hai cambiato l'alimentazione, cioè stando più a casa... Hai cambiato le tue abitudini alimentari oppure no? Continui ad alimentarti come no, prima? Io sono vegetariano, quindi mangio come mangiavo, magari un pelino meno perché corro nel niente praticamente, che faccio un po' di ciclella, mezz'oretta al giorno, 40 minuti, quindi si spende meno, si mangia un po' meno, si cerca di mantenere il peso, voilà. Bene, e quindi diciamo l'ultima domanda, i tuoi appuntamenti, le tue maratone alle quali devi presenziare, le ultra soprattutto, sono state annullate e ripianificate? Allora Marco forse non ha sentito Chiara e allora ci... No, la sento lontano che non la capisco.
Allora vi faccio la domanda da casa, ci chiedono le due maratone dove tu eri coinvolto nell'organizzazione oppure come testimonial, sono state annullate oppure sono state posticipate? Ma due sono state posticipate, una a fine agosto, una a inizio ottobre. Una è stata rinviata l'anno prossimo e poi ce ne saranno altre che ho a giugno che saranno ancora spostate, immagino, non so. Per adesso non ho ancora detto niente, ma qualcosa. No, penso che sia difficile organizzare in questo periodo perché non si può organizzare l'alloggio al domani, quindi la faccenda è abbastanza gravissima, non grave, quindi no, gli organizzatori non possono dire io a giugno, a metà giugno faccio una gara, dirlo adesso è troppo presto e dirlo 15 giorni prima è un po' troppo tardi per tutto l'indotto che c'è intorno. Ancora un'ultimissima domanda, Samuele. Sì. Ci chiedono da casa di chiedere a Marco qual è la gara che gli ha dato più soddisfazione. Ok, allora Marco, ci chiedono da casa, qual è la gara che ti ha dato più soddisfazione nella tua carriera? Questa è una domanda molto difficile perché tutte le gare possono essere belle. La gara può dare soddisfazione per il percorso, perché si è battuto un avversario che non si batteva, per la notorietà. Insomma, per molte cose, certo, la più che mi ha dato notorietà è stato l'UTMB, però anche il deserto, io sono un po' malato del deserto, non so farsi, ma vincere arrivando a Petra in testa non è male, è un posto storico, una delle sette meraviglie del mondo, quindi vincere lì dentro non è male neanche lì. Non si può dire la gara più bella della vita, uno che ha fatto migliaia di gare, quindi è un po' difficile. Bene, Samu, bene. Sì, eccomi, vai Dario, mi dimmi. volevo chiedere a Marco come stavano le ginocchia, perché ho sentito che alle ginocchia. Eccoci, ci chiede invece Dario Mattacchioni, che è il nostro fisioterapista, come stanno le tue ginocchia? Beh, una adesso sta bene perché ho avuto un po' di problemi per un anno e mezzo, adesso va abbastanza bene, diciamo il 90-95%. Considerate che ho 72 anni quasi, quindi non mi lamento. Ok. Bene, E Marco, posso fare domanda, una Samu? domanda anch'io? Sì, c'è anche Roberto De Pizzi che tu vuole fare una domanda, te la giro. Ciao Marco, volevo sapere un tuo parere sulla prova che ha fatto Max Calderan nel deserto qualche settimana fa, in questo empty quarter, questa zona dove praticamente non c'era mai stato nessuno. Marco, hai sentito la domanda? No, Allora, non Roberto ci bene. chiedeva una tua opinione sulla prova di Max Calderan. Ma io sì, sono cose da ammirare, però che ci sia un deserto inesplorato io stento a crederci. Comunque è una grande prova, per carità. Ci vuole una grande esperienza a navigare, insomma, no, non è facile. Poi sono altre cose, io sono più portato per le gare, non per le traversate così in solitaria. Bene, allora Marco, noi ti ringraziamo, naturalmente abbiamo qualche piccolo problema perché come tu sai noi la trasmissione la stiamo facendo con i nostri amici da casa, quindi un pochino di problemi di comunicazione, speriamo di magari risentirci in un'altra occasione in cui siamo tutti qui in studio e possiamo farti delle domande. Comunque ci ha fatto piacere la tua presenza, come hai visto abbiamo tantissime domande che ci sono arrivate, magari cercheremo di ricollegarci con te prossimamente e magari speriamo che tu dal nord, come noi qui abbiamo delle notizie migliori e cominciamo a riparlare di gare. Lo spero molto per tutto, per le gare, per tutto il resto, per chi soffre, per tutto. Grazie a tutti, buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie Ciao. Marco, Ciao. grazie. Allora, noi abbiamo un'incombenza che è quella della pubblicità e poi torniamo qui in studio. Il
Centro Fisioterapia Roma è specializzato nelle più avanzate tecniche di recupero. Analizziamo la mobilità delle tue strutture ossee e articolari. Individuiamo la causa del problema con tecniche e macchinari avanzati. Permettiamo di riprendere le normali attività senza l'utilizzo di dannosi farmaci. La struttura vanta tra i migliori specialisti che, con le opportune tecniche, garantiscono sensibili miglioramenti in tempi ridotti. Tra i vari trattamenti che è possibile effettuare presso la nostra struttura, tecarterapia, laser YAG, rieducazione motoria, ginnastica posturale, pancafit, massoterapia sportiva, riabilitazione sportiva, noleggio delle apparecchiature, onde d'urto, Bemer. Centro Fisioterapia Roma, affidabilità e professionalità. Vi aspettiamo! Vieni ai Galactic Days e scopri Renault Clio da 115 euro al mese, con 3 anni di manutenzione, 3 anni di casco e 3 anni di assicurazione furto incendio. Eccoci di nuovo in studio. Naturalmente noi dobbiamo fare un ringraziamento a Tonino Severa. Naturalmente avete visto, noi facciamo telefonate, abbiamo dei collegamenti e ne risentiamo la mancanza di Tonino, perché Gianluca in regia è da solo, quindi alcune volte abbiamo delle piccole problematiche per mandare in onda tutto. Quindi un ringraziamento a Tonino, speriamo che quanto prima possa essere di nuovo qui con noi, perché noi abbiamo bisogno di lui che ci supporta in regia e quindi cerchiamo di mandare al meglio i nostri servizi. Comunque ciao Tonino e grazie comunque ciao. Del tuo supporto morale che ci dai da casa. Allora Roberto, eccoci. E io ho un'altra domanda da farti, sempre riguardo l'atletica, quella vera. Ecco, ma invece per quanto riguarda i concorsi, noi abbiamo parlato di gare lunghe, corte, chi più chi meno riesce ad allenarsi, ecco, ma i concorsi come stanno messi? Sempre si tratta di fare una preparazione atletica basata sulla forza e sulla rapidità. Gesti tecnici è un po' più complicato. Vedo che una delle nostre saltatrici con l'asta sta facendo degli esercizi sul terrazzo, però insomma chiaramente sono tutte cose così molto limitate. Ecco, ma tu pensi che anche a livello di gare in pista ci possa essere una situazione diciamo migliore rispetto alle gare su strada, visto che gli assembramenti sono più limitati sia per quanto riguarda la pista, ecco, per esempio per i concorsi potrebbero addirittura non esserci problemi perché ognuno fa il suo salto da solo, quindi potrebbe ricominciare prima questa attività? I concorsi e le corse in pista credo grossi problemi non ne abbiano, almeno fino ai 400 metri. Poi è chiaro invece gare come gli 800, 1500 e più e sopra, chiaramente comunque c'è un contatto anche, quindi è tutto da vedere.
Certo, se fanno ripartire il campionato di calcio si può far ripartire tutto, Ebbene, perché questo. oggettivamente lì c'è molto più contatto rispetto a un 1500 in pista, insomma. Beh, questo è il nostro punto di forza, perché il calcio è talmente ambito, è talmente spinto sia dai tifosi che dall'ambiente del calcio, che quindi sicuramente riusciranno a trascinarci in questa ripresa. Speriamo che almeno in questa volta il calcio ci aiuti, visto che di solito è quello che ci leva tutti i sostentamenti, questa volta ci potrebbe aiutare nella ripresa. E c'è da tener conto della situazione ovviamente sanitaria. È logico che se tutti loro facessero il tampone, si potrebbe discernere tra coloro che sono positivi e coloro che invece non sono positivi. Bene, allora Dario, naturalmente Eccoci. io sono uno di quelli che sta aspettando la riapertura del centro fisioterapia Roma perché ho un piccolo problema e quindi non vedo l'ora. Ecco, dacci un po' qualche notizia per quanto riguarda la ripresa dell'attività e come dobbiamo, insomma, comportarci, come si devono comportare i nostri amici prima di vedervi e di venire a trovare di nuovo. Lo sentiamo male, Dario. Vediamo se riusciamo a prenderlo meglio. Dario, non ci sei? Sentite? Ecco, adesso sì, un po' meglio. Eccomi. Il 27 aprile dovremmo riaprire in maniera ufficiosa da questa data. Chiaramente con Paolo abbiamo fatto delle modifiche, abbiamo fatto una sanificazione dell'ambiente, l'abbiamo diviso aumentando gli spazi tra un paziente e l'altro. Chiaramente si lavorerà con la mascherina, con i guanti, bisognerà prendere la temperatura a ogni paziente, si farà un paziente loro. Questo per il tempo abbastanza lungo finché tutto non sarà entrato, sia a livello sanitario che a livello psicologico. Quindi noi tra 2 settimane siamo pronti per poter riniziare, anche perché il contatto fisico ci manca moltissimo. Benissimo, allora quindi tranquillizziamo i nostri amici, il Centro Fisioterapia Roma sta facendo tutti i lavori, sta mettendo a norma la nuova situazione che si creerà, quanto prima potremmo ritornare quindi, e farci curare Samu, dalle mi loro. senti bene? Un pochino, non benissimo. Ok, no, perché ieri è stato il compleanno di mio padre, ha Ah, fatto 70 anni. auguri! Quindi in quarantena ho fatto Auguri! prima mia madre e poi mio Bene, papà. abbiamo dato in diretta, sì, è vero, abbiamo dato in diretta gli Auguri! auguri sia a papà che a mamma, sempre di lunedì, quindi Sempre questo lunedì. Volevo compleanno. fare gli auguri a papà Mario, che ieri ha fatto 70 anni. Ci Un aggreghiamo anche noi di applauso! tutto lo staff di Atletica, quindi auguri a Mario. Grazie. Allora, noi abbiamo la rubrica di Chiara, mandiamo la sigla e così Chiara ci illustra i Vi libri da leggere. racconto. Allora, Eccola. Samuele, oggi vi parlo di un campione, un vero campione. Gianluca, puoi mandare la copertina del libro? In una seconda vita, perché voi tutti sapete le imprese che ha compiuto Alex. Ma perché vi volevo parlare di questo libro? Perché Alex ci è da esempio. Cioè lui, dopo aver subito un incidente terribile, addirittura pensavano non si potesse salvare. Lui nel libro dice che gli avevano dato addirittura l'estrema unzione. C'è una cosa pazzesca. Eppure lui si è reinventato un'altra vita. E ci racconta che in un autogrill ha osservato una handbike e da lì gli è venuta in mente questa cosa di praticare lo sport con questo strumento, questo mezzo. Ed è diventato anche lui un campione. E questo ci fa ragionare.
perché a volte nelle difficoltà si può trovare lo spunto per reinventarsi. E quindi mi ha incuriosito, invito anche voi a leggerlo e a mandarmi i vostri commenti. Che ne pensi, Samuele? Benissimo, naturalmente Alex è stato anche qualche anno fa nostro ospite con un'intervista in occasione della Maratona di Roma e quindi insomma, lo ammiriamo tutti e naturalmente sicuramente la sua esperienza ha esperienza da vendere, ecco, quindi ci può sicuramente consigliare a tutti noi nel miglior modo e soprattutto ci può far riflettere in questo periodo appunto di crisi. Beh, lui è un bel esempio per tutti. Assolutamente sì. Allora, noi ci siamo... Prego Roberto. Che secondo me è importantissimo, no? L'atteggiamento mentale. Quando lui si è risvegliato dopo l'incidente, ha detto: non ho guardato la medaglia, non c'era più, ma la medaglia era rimasta. E questo credo che sia un atteggiamento mentale fondamentale. Poi dopo questo periodo bisognerebbe tenerlo a mente. È quello che dovremmo fare anche noi tutti quanti. Bene, noi ci stiamo avvicinando alla fine di questa trasmissione, ahimè mancano pochissimi minuti, io direi di fare un saluto a ognuno di noi, naturalmente adesso vediamo questa bellissima inquadratura con tutti e quattro, è stata un pochino fariginosa quella di mandare in onda perché ci sono le linee, ci dicono dalla regia, sovraccarica, quindi è diventato sempre più difficile fare questo tipo di trasmissioni da casa perché internet ormai è usata da tutti e quindi comunque siamo riusciti anche questa sera nel migliore dei modi. Io spero che i nostri amici ci abbiano apprezzato quantomeno la nostra volontà di portare avanti questa trasmissione. Allora Roberto, salutaci con una previsione, aspettiamo da te una previsione. Quando rimetteremo le scarpe per fare una gara? Ma allora di sicuro le gare sono sospese fino al 30 maggio. Poi dopodiché vedremo se a giugno si ricomincerà a fare un minimo di attività territoriale e poi magari a settembre l'attività nazionale. Bene, Dario. Eccoci, noi ci prepareremo per la prossima puntata con qualche video, con qualche consiglio da dare ai nostri amici da casa. Gli argomenti sono sempre tanti, speriamo ecco, che la prossima settimana ci siano notizie ancora più positive. Perché la voglia di libertà è tantissimo ognuno di noi, sia mentale che fisica. Bene, allora Chiara, intanto ci dispiace che non siamo riusciti a rispondere a tutti i nostri amici, ma la trasmissione dura un'ora, avevamo tanti argomenti, magari cercheremo di... Ci diamo appuntamento la settimana prossima. La settimana prossima, naturalmente, con i nostri ospiti, cercheremo magari di iniziare un pochino prima a fare... Con le domande, cerchiamo ecco, di soddisfare i nostri amici da casa. Comunque ci fa piacere che ci seguono e comunque ci chiedono informazioni sui nostri ospiti, questo insomma è il nostro scopo. Noi siamo giunti alla fine di questa trasmissione, io vi saluto e guarda, visto che siamo tenendo, ci possiamo fare anche un bel applauso e lo facciamo a tutti i nostri amici che stanno a casa. Arrivederci a tutti, ci vediamo lunedì prossimo. Arrivederci. Ciao a tutti.